Allora, buonasera, visto l'apprezzamento che ci avete manifestato per questa modalità anche un po' più friendly, un po' più informale di passare le informazioni alla rete, agli amici della Federazione Italiana di Pubblici Esercizi sul territorio, ho pensato di realizzare un ulteriore video per informarvi relativamente a una audizione che abbiamo fatto ieri insieme al Presidente Stoppani e l'Avvocato Giuliani presso il Senato della Repubblica su un disegno di legge particolarmente importante sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Ovviamente poi domani vi manderemo la circolare con tutti i dettagli, questo per i nostri soci, unitamente al testo dell'audizione. Perché è importante questa audizione? Perché è stato importante andare in Senato? Beh, perché ultimamente stiamo assistendo a una serie di disegni di legge, questo sulle piccole produzioni agroalimentari, ma potrei citarvi un altro sul chilometro zero, piuttosto che potrei citarvene un altro sulle isole minori o sull'agricoltura sociale, dove stiamo assistendo a un tentativo di inserire la parola somministrazione rispetto a quello che gli agricoltori possono fare. Beh, è evidente che questo ci solleva qualche preoccupazione e quindi la Federazione è particolarmente attenta a questi passaggi. Ieri siamo voluti andare proprio con il Presidente a rappresentare le nostre preoccupazioni, che guardate, non sono, vorrei essere chiaro, sui piccoli produttori locali. Tutti noi sappiamo che alla base della ristorazione c'è un buon prodotto e anzi, le piccole produzioni agroalimentari, sono la base dei nostri piatti trasformati e i nostri ristoranti sono la catena distributiva naturale delle piccole produzioni agroalimentari. Solo un dato, ogni anno la ristorazione compra 20 miliardi di prodotti agricoli, quindi come dire, nella catena del valore, non possiamo che essere felici se le piccole produzioni agroalimentari vengano valorizzate. Quello che certamente non possiamo consentire è che nello stesso mercato ci siano regole differenti. Ci siamo detti tante volte: stesso mercato, stesse regole. Quindi c'è chi produce, c'è chi può vendere anche i propri prodotti a livello locale, ma c'è chi per storia, cultura, tradizione, formazione è in grado poi di prepararli e di somministrarli. Questo noi abbiamo rappresentato ieri alla Commissione dicendo una cosa molto chiara. Guardate, delle due l'una, se inserite la somministrazione nel mondo agricolo significa che dovete far soggiacere i produttori agricoli a tutto quel vasto insieme di norme a cui i ristoranti, i ristoratori, i pubblici esercizi sono sottoposti. Non ve li ricordo, li sapete molto meglio di me e purtroppo è un complesso di norme e di regole che spesso e volentieri ci rende la vita particolarmente complessa. Alternativamente, se proprio vogliono fare somministrazione, che la facciano con la ristorazione, ma non inventiamoci delle modalità per confondere e mischiare ambiti che sono quello della produzione agricola e quello della somministrazione, che sono uniti nella catena del valore ma che sono distinti e devono rimanere distinti per quanto riguarda le competenze, la storia e anche la possibilità di essere sul mercato. Domani vi mandiamo circolare e audizione. Quello che vi chiediamo ovviamente è quello di essere presenti sul territorio con i nostri rappresentanti istituzionali, con i nostri politici che magari qualche volta vengono anche, speriamo, a mangiare nei nostri ristoranti e aiutarci a far passare il messaggio. Devo dire che sia il Presidente della Commissione sia gli altri autorevoli senatori presenti hanno espresso parole di forte apprezzamento per la posizione manifestata dal Presidente Stoppani. L'auspicio, e forse anche più che l'auspicio, è che questo disegno di legge poi verrà modificato e si ritornerà ad un'impostazione in cui gli agricoltori faranno gli agricoltori e si permetterà ai ristoratori di fare i ristoratori. Grazie, buona serata e a presto.